c'aveva una foto di una bambina del Biafra attaccata in cucina, e ogni anno noi eravamo poveri, però lei ogni mese mandava dei soldi a sta bambina del Biafra. Un giorno arriva una lettera a casa, era la bambina del Biafra che chiamava mia madre, che scriveva a me e diceva: mi mandi una tua foto. Mia madre gli ha mandato, dopo 5 giorni arrivano i soldi al Biafra a noi. Umorista, attore, poeta e non solo, Martufello, il noto comico di Sezze, anche quest'anno è arrivato alla Città Bianca di Veroli per allietare con le sue battute e le sue gag i pazienti della clinica Ciociara, e Martufello ha indossato anche i panni del giornalista. Ecco, allora Gabriele, che sensazione hai? Ti fa piacere stare qua prima di tutto? Parla a modo tuo. Allora, io a te ufficialmente ho detto che mi fa molto piacere essere qui oggi, ma così come sono già venuto un'altra volta, e ribadisco che effettivamente è proprio così, lo dico anche a loro. Te levo il microfono, sei come Berlusconi, ogni volta che gli iappo questo microfono. Guardi, mi consente di dire che lei può fare tutto. A proposito, amica è un'amica. No, perché Ignazio La Russa, l'onorevole, ha fatto un partito nuovo, Fratelli d'Italia, e te credi, le sorelle sono rimaste tutte con Berlusconi. Non arriva solo Martufello a Veroli, ogni anno accompagnato da amici e colleghi si esibisce davanti ai pazienti della clinica. Siamo veramente felici di essere qui, e io è già il secondo anno che vengo e devo dire che provo un'emozione forte, sempre più forte, perché vedere queste persone che ci aspettano, che ci accolgono, mi riempie veramente il cuore di gioia, quindi siamo veramente felici di regalare un sorriso oggi. E la struttura verolana apre le porte alla comicità di Martufello e compagni. La terapia del sorriso è ormai una scienza, la gelotologia. Tanti i benefici, dicono gli esperti. Il primo, chi sorride vive più a lungo. Questo è l'ennesimo regalo che Martufello ci fa e che ci fate anche voi accompagnandolo in questa avventura. Noi ci occupiamo della parte sanitaria, della parte clinica, però non sapete quanto è importante riuscire ad unire anche, oltre all'efficienza sanitaria, unire anche un momento di sorriso e di gioia che per i pazienti secondo me li aiuta tantissimo poi nel proseguimento delle cure.